Iconè, rapidissimo ancora, riesce a fermarlo Christensen, l'esterno di Bonaventura per Iconè con il destro, e la Fiorentina vicina al vantaggio con questa veloce Bonaventura. Iconè al sesto minuto, rimasto un po' fuori dal gioco viola, si fa subito vedere però l'argentino, entra in area col mancino, prova a sorprendere la vaglia, pallone che finisce sull'esterno della rete. Il cambio di fascia per Orsolini, largo a destra, il numero 7 del Bologna entra in area, il tocco di testa, va a puntare Biraghi, calcia e pallone che finisce in rete. Ferguson sbaglia, consegna il pallone con E, dentro c'è anche Bonaventura, va Johnny col sinistro, Bonaventura va a calciare, Ravaglia, la risposta della Fiorentina, portiere di Thiago Motta mette il calcio d'angolo. Bene Caiode su Zirkzé, con E recupera un ottimo pallone, il velo di Belotti, ha provato a sorprendere Ravaglia, sfera che sfiora la traversa, arriva il fischio di Chiffi, parte Orsolini col mancino di potenza, pallone che rimbalza e finisce in rete per il 2-0 del Bologna. Ti dico, il portiere lo inganni lo stesso, se sei fuori gioco sei fuori gioco, punto. Cosa fa? Fuori gioco. Io dico che calcia Biraghi, parte proprio il capitano, pallone che rimbalza, Ravaglia in due tempi riesce a salvare il Bologna, a tenersi il vantaggio dell'1-0. Biraghi con il destro prova a riscodellare dentro, salta Betane e poi Zola, occasione viola al 75esimo, la palla più pericolosa di tutta la partita, tutto in rapidità, Belotti, ottimo pallone per Iconè, la Fiorentina prova l'affondo, va il francese, occasione ancora viola per Iconè, lo stop, cross un secondo, prova a saltare Zola, è piazzato bene Ravaglia, pallone che viene intercettato da Nico Iannis, col mancino dentro sul secondo, piattone destro di Odgaard e il Bologna segna il 2-0. Finisce comunque una bellissima partita di calcio con grande amarezza, devo dire. Bologna vince 2-0.